Oggi si vive più a lungo, le persone sono più soggette all'usura del tempo, alle malattie degenerative e alle patologie legate alla vecchiaia. I ritmi di vita e la struttura della famiglia moderna sono diversi da quelli del passato e non sempre consentono ai figli di occuparsi dei propri genitori anziani quando le condizioni di salute diventano molto gravi, oppure dei genitori di figli afflitti da disabilità. In certe circostanze avvalersi di una struttura di assistenza rappresenta una soluzione con molti vantaggi. Sia questo disabile anziano o non autosufficiente, sia per la famiglia. Però, come tutti i servizi, anche queste strutture hanno un costo ed è importante comprendere chi paga la retta mensile e cosa fare quando la pensione non basta o non si hanno fondi sufficienti per sostenere questa spesa. E stasera capiremo qualcosa di più. Benvenuto, Avvocato Paolo eh, Bottinelli. Grazie, grazie dell'invito a voi. Eh, grazie, perché l'argomento di oggi è veramente molto importante. Credo che la gente che ci guarda è abituata a conoscere sempre cose in più che possono anche aiutare a risparmiare. Siamo in un periodo in cui il risparmio è diventato quasi una, eh, un aspetto prioritario. Mi faccia dire qualcosa di lei. Laura Magistrale in Giurisprudenza, avvocato iscritto all'Ordine di Varese specializzato in diritto penale e risarcimento danni di infortunio lavorativo e negligenza medica, in diritto per riconoscimento alla tutela della invalidità e della disabilità anche con riferimento ad enti pubblici della RSA e qui ci soffermeremo molto in diritto di famiglia con particolare riguardo alle situazioni di tutela e protezione dei minori. È cofondatore di Abid Varese TS, Associazione per la tutela degli invalidi e disabili operanti in provincia di Varese ed è referente provinciale di Adicu che è l'Associazione Nazionale Tutela dei Consumatori ed Utenti. Allora, eh, avvocato, partiamo da un presupposto che il servizio sociosanitario italiano è, garantisce gratuitamente, in caso di eh, necessità improvvisa, tutte le cure necessarie a chi ne ha bisogno, e questo indipendentemente dall'età. E sappiamo anche che il nostro servizio sociosanitario è un fiore all'occhiello, se no a livello europeo. Eh, anche a volte anche a livello mondiale. Però ci sono situazioni in cui, nella, nel, diciamo, a casa, eh, che sia un disabile di qualunque età o che sia di un anziano non autosufficiente, purtroppo non, non si riesce spesso a poter garantire assistenza continuativa. E quindi ci troviamo nella situazione di dover prendere delle decisioni. A certo. chi rivolgersi? Ci si può rivolgere indifferentemente sia al Servizio Sanitario Nazionale sia al Comune di Residenza della persona fragile, eh, chiedendo la cosiddetta presa in carico del soggetto. Eh, invalido o del soggetto disabile che sia, del soggetto comunque bisognoso. È sempre meglio passare anche attraverso il medico di base per lo passare, anche, perché è un supporto fondamentale. Assolutamente, no? si può passare anche attraverso eh, l'ausilio del medico di base che può meglio eh, di chiunque altro eh, sicuramente individuare le patologie complesse che può avere. Quindi ci rivolgiamo a portatore. loro e che cosa succede? Che questi cosa fanno? In questo caso che sia il comune che sia l'ASL viene attivata un'unità un'unità multidisciplinare eh, di valutazione composta appunto da eh, operatori sociali e operatori sanitari che valuteranno complessivamente la situazione del soggetto e soprattutto i bisogni del soggetto. A questo scopo verrà quindi poi redatto un piano individuale di assistenza che consentirà per l'appunto di declinare le necessità eh, specifiche del soggetto. Quindi in questo caso cosa succede? Che questo piano individuale eh, di assistenza determina eh, che cosa, cosa fare, a chi rivolgere il nostro, il nostro familiare. No? Esattamente, esattamente, quali Quindi sono le situazioni che si verificano? Le situazioni possono essere le più disparate. Eh, il servizio sanitario individua prima di tutto i cosiddetti LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza che possono andare da un'assistenza domiciliare anche piuttosto blanda fino a eh, ricoveri per lunghe diligenze in eh, RSA eh, semiresidenziali o residenziali totalmente. Ecco, soffermiamoci su quest'ultimo punto. Supponiamo che il nostro familiare lo. Eh, eh, ci viene suggerito di appunto di ricoverare un RSA cosa succede o perlomeno quali sono i requisiti eh, per uh, il ricovero? I requisiti sono quelli che abbiamo detto adesso, quindi eh, la condizione di eh, soggetto ultra 65enne. In condizioni di disabilità. La disabilità ovviamente deve essere una disabilità tale per cui il soggetto non è totalmente o è totalmente incapace di attendere alle proprie necessità fondamentali. Eh, può essere quindi un soggetto con percentuale di invalidità molto alta, prossima al 100%, o addirittura un soggetto con invalidità totale e magari anche diritto di accompagno. Eh, partiamo dal presupposto che il nostro soggetto ha più di 65 anni e, lo possiamo, e possiamo distinguere in due casi. Con una invalidità grave o parzialmente grave, quindi una invalidità permanente al 100% e l'altra inferiore di qualcosa del 100%. Parliamo prima quella del 100%, valido eh, con incapacità eh, totale, quindi valido per appunto al 100% e magari anche con il diritto d'accompagno, da quindi con l'incapacità di attendere anche l'ordinaria attività quotidiana della vita quotidiana, eh, è un soggetto che deve semplicemente essere collocato nella RSA idonea e eh, i costi di eh, mantenimento e di assistenza eh, alberghiera e sanitaria del soggetto sono a totale carico delle, degli enti pubblici, quindi quelli che abbiamo citato finora, quindi il comune e l'ASL. Quindi stiamo parlando della retta? Stiamo parlando della retta. Ah ok, molto quindi bene. La quindi retta è, è totalmente... In questo caso, il, quando l'immunità è permanente al 100%, la retta totale viene comunque eh, è a carico dell'ente pubblico Com'è costituita questa retta? La retta si distingue per l'appunto in una parte eh, cosiddetta alberghiera eh, o genericamente assistenziale che è la parte a carico eh, dell'ente pubblico quindi del comune sostanzialmente e la parte invece a carico dell'ASL che è la parte sanitaria, degli interventi sanitari e quindi anche del sostegno ad esempio farmacologico che può essere necessario. Per, per invece il... nel caso il nostro anziano sempre oltre 65 anni ha una varietà permanente inferiore al 100%, quindi ha una residua capacità di autosufficienza in qualche modo. Però richiede residua. sempre comunque un'assistenza continuativa, questo che, è l'elemento fondamentale, è fondamentale il, certo. e il discrimine è importante. In questo caso il soggetto, sulla base del piano individuale che abbiamo detto prima, viene comunque collocato in RSA e dovrà con le proprie risorse economiche, eh, partecipare alla, eh, alle spese alberghiere, a quella parte delle spese alberghiere a carico del, eh, del comune, non invece le spese sanitarie che sono comunque sempre Quelle a carico del servizio sanitario. Del, del, del sanitario. Qui è importante però ehm, operare delle distinzioni. Eh, la partecipazione economica del soggetto direttamente interessato deve essere calcolata sulla base dell'ISEE, o l'ISE che dir si voglia, del soggetto direttamente interessato. Che cos'è non... l'ISEE? L'ISE è l'indice eh, complessivo di capacità economica del soggetto, è un documento che viene elaborato, non dissimile tutto sommato alla mh, comune denuncia dei redditi, e stabilisce per l'appunto la capacità patrimoniale e reddituale del soggetto interessato. Ehm, soprattutto in passato, oggi un pochino di meno perché le sentenze ormai sono univoche in questo senso, eh, si andava a calcolare l'ISE per la quota di partecipazione del soggetto interessato sulla base del reddito familiare di appartenenza eh, del soggetto stesso, del, del soggetto disabile o del soggetto fragile che, che sia. Eh, in questo modo però errando e quindi chiedendo le partecipazioni molto più elevate di quelle che poi la giurisprudenza ha stabilito essere quelle corrette. Quindi in questo caso no, ehm, nel momento in cui l'ISEE viene valutato e si stabilisce che il, il, il soggetto ha una capacità economica di poter sostenere quella parte che riguarda il cosiddetto vitto e alloggio, sì. a questo punto non ci sono problemi e il tutto va a buon fine. Ma buon qualora fine. il soggetto non avesse quella capacità di poter coprire l'importo a lui dovuto, che succede? Subentrano eh, l'ente assistenziale può chiedere i soldi al, ai parenti? Questo è l'orientamento che eh, i comuni eh, hanno tenuto per molti anni erroneamente eh, fino, diciamo, al 2008-2010. Da quegli anni, ma in verità anche con episodi giurisprudenziali precedenti la situazione è completamente cambiata e si è chiarito una volta per tutte che i familiari non sono tenuti in modo più assoluto a partecipare alle spese di mantenimento nell'RSA del loro congiunto. Sono numerose anche le sentenze che hanno disposto non solo un, un, un divieto di richiedere una partecipazione economica e familiare ma che hanno anche disposto alla restituzione dei soldi per chi, eh, li, avesse per chi li avesse già anticipati a richiesta eh, del comune o addirittura in taluni casi della stessa RSA. Eh, in passato si sono verificate. Ma ancora oggi si verificano eh, situazioni in cui le RSA, eh, di comune accordo con il Comune e con la famiglia degli interessati, chiedono addirittura la firma di un avallo a garanzia del pagamento eh, della retta dell'RSA. Questo è, è stato dichiarato assolutamente illegittimo, è un contratto che non può essere richiesto né dall'RSA né da parte del Comune, proprio perché i familiari non sono tenuti a partecipare alle spese di mantenimento. Allora, diciamo una cosa, Avvocato, che comunque è giusto che un ente, che comunque stiamo parlando di enti pubblici, oppure di enti privati convenzionati con il servizio sociosanitario. Però è anche giusto che loro in qualche modo possa essere garantita la retta, in ogni caso perché eroga un servizio. Certo. È illegittimo, dicevo lei, il fatto che questo avallo che viene, che viene chiesto ai familiari non, non compete, perché se da come lei mi ha raccontato, sia nel fatto che il, il nostro ehm, soggetto abbia un'invalidità al 100% oppure parziale, in ogni caso la retta viene sempre comunque dovuta, anche soprattutto se nel caso l'invalidità permanente è comunque inferiore al 100%, è l'ISE, o perlomeno la sua capacità reddituale non gli permette di intervenire sempre l'ente comune. I, I parenti non sono mai in nessun caso eh, interpellati, sia nell'uno che nel secondo assolutamente, caso. Assolutamente. Quindi effettivamente è una notizia molto interessante, che tra l'altro mi fa capire che eh, questo bellissimo servizio io insisto sul fatto che siamo in una situazione, se vogliamo, epocale, dove eh, si risparmia l'energia elettrica, l'acqua, eh, il gasolio e quant'altro eccetera. Anche su questo credo che sia importante. Io la ringrazio per questa, queste notizie, perché eh, molta gente crede che ciò non sia dovuto. Come è anche vero che ci sono casi in cui, molti casi dove la retta deve essere totalmente a carico del se, Noi... se il soggetto decide spontaneamente o su richiesta della famiglia di entrare semplicemente in una casa di riposo dove quindi non ci sono delle necessità assistenziali continuative, ma semplicemente c'è una scelta di socializzazione diversa, quelle sono naturalmente spese che restano si a carico case 20, di riposo. Una no? casa di riposo. Ah, sì, sì, quindi ma nel la casa caso... di riposo è una situazione completamente no, diversa. No, noi parliamo adesso delle RSA che sono appunto questi centri assistenziali che comunque certo. Eh, erogano un servizio di altissima qualità e soprattutto garantiscono ai nostri degenti una, un servizio eh, eccezionale che altrimenti non potremmo supportare noi a casa. Ecco ma tutto quello che abbiamo detto fino adesso a beneficio appunto dei nostri anziani e anziani questo vale anche per i nostri amici disabili? Assolutamente proprio perché eh, dicevamo prima eh, l'asl deve andare a individuare i livelli essenziali di assistenza, nei livelli essenziali di assistenza si inseriscono tutti i soggetti con difficoltà, con disabilità e le disabilità poi portano a declinare in maniera diversa le tipologie di intervento. Quindi, il minorenne che è afflitto da grave malattia, ad esempio mentale, potrà essere collocato opportunamente in una comunità terapeutica specifica. Avvocato, un'ultima domanda perché siamo in chiusura: ma sì. tutta questa bella procedura che ci ha confortato tantissimo è, è perfetta al 100%? Ah, purtroppo no. Purtroppo no, vedere? perché molto spesso capitano, molto spesso no, alcune volte capitano degli accidenti lungo questo percorso, eh, a volte eh, la commissione eh, multidisciplinare non viene riunita, eh, altre volte viene riunita, viene emesso il eh, piano individuale di intervento, ma quel piano poi non viene attuato. Eh, e quindi in queste situazioni si deve necessariamente ricorrere all'autorità giudiziaria eh, per poter ottenere la dovuta e necessaria assistenza. Ed ecco assistenza. perché voi avvocati siete estremamente importanti in questa fase. Io mi auspico che questo non, non succeda, non perché tanto a voi il lavoro non manca. <ride> no, non manca. <ride> Grazie, e arrivederci Grazie alla voi. prossima puntata Grazie eventualmente perché parleremo dei disabili. D'accordo? Va bene, volentieri, molto volentieri. Grazie. E per quanto riguarda i nostri telespettatori, arrivederci alla prossima puntata di Vivere Bene.